trovo un po' insolita per la via tecnica tra le società femminili e maschili di Don Codiana. È benvenuta questa undicesima giornata tra il vice campione d'Italia del Sidea Group Fasano e dell'Esercito Bruxelles. Naturalmente ci ringraziamo i nostri ospiti e benvenuti a quest'ora insolita per incitare la nostra squadra a vostra mancia che naturalmente ha offerto con l'esempio della una gruppa con la crea la una anche poi a tutti di avanti di Francia con sito Austria a buonasera qui al Parasport di Bressanone, dove fa poco all'inizio la partitissima nell'ambito dell'undicesima giornata campionato palamano maschile Brixen contro Junior Fasano, ossia la prima contro Fasano. Brixen sinora ha perso un solo punto proprio tre giorni fa nel derbissimo col Bolzano, mentre il Fasano si trova a 4 punti sempre su 9 partite disputate, con punti persi 5 specificamente nella partita interna col Merano.
pareggio a Cassano e con la sconfitta di una settimana fa in quel di Bolzano. Il Bressanone, come detto, di punti ne ha perso uno solo, addirittura nel derby col Bolzano, che all'epoca sembrava un attimino in crisi, che nel frattempo però si è completamente riabilitato, sconfiggendo appunto i vice campioni d'Italia in carica, il Fasano, e impattando col Bressanone. L'odierna giornata ha già fatto registrare la vittoria del Bolzano sempre sul Sassari. C'è dunque la ghiotta occasione del Bressanone di prendere ulteriormente il largo rispettivamente del Fasano, di accorciare le distanze dalla vetta della classifica. Gli scontri tra Bressanone e Fasano hanno una loro lunga storia, ultima quella delle semifinali scudetto dello scorso anno. Nel frattempo è iniziata la partita con il Fasano in possesso di palla, che schiera come al solito al centro il numero 95 Albin Jerlstam, da 2 anni il perno dell'attacco fasanese. Registra goleador incontenibile, falcato chiaramente da giocatori di grande capacità. Il primo tiro è di Filippo Angiolini, che manda la palla di molto sopra la traversa. Brixen schiera la prima formazione d'attacco, Davide Bulzamini al centro, Lucas Licker, Adiani Balli, Mimikos sul pivot, Kolodiuk e Aceri sulle ali. Stricker, Aceri, Bulzamini. Si vede parata la palla al portiere Leban, che con un doppio intervento ha evitato, prima su Bulzamini e poi su Arcieri, ha evitato il momentaneo svantaggio della sua squadra. Nulla di fatto dunque in queste prime due azioni di entrambe le squadre. Angioloni, Jarlstam, si trova pronto Volarevic, un tiraccio di Jarlstam molto centrale, che ha trovato pronto Mate Volarevic. Manovrano i Valli e Bulzamini con la partecipazione di Mimikos. Arriva Strickland, Kolodziuk converge al centro, Bulzamini, Stricker, forte la difesa, Arcieri, finisce sopra la porta del Bressanone questo tiro dell'ala. E ripartono i verdi con Bulzamini, Stricker. Uno a zero il parziale. Ricordiamo che il Fasano fu l'unica squadra nello scorso campionato a raggiungere un pareggio qui al Palasport di Bressanone. I Balli, Stricker, riparte il Fasano e adesso è proprio l'ala destra, Carlo Sperti, a riequilibrare il punteggio sull'1-1.
esperti, che con 32 marcature è il quinto miglior marcatore della sua squadra. Vedremo come il Fasano riuscirà a comportarsi di fronte alla migliore difesa del campionato, appunto del Bressanone, con 24 reti di media della partita. Vulzamini, passaggio per Koljuk, Stricker, fallo di Östling, nuovo arrivato svedese su Stricker, decisamente rete di Ardi Aniballi, che nonostante il fallo di Zeliko Beharevic la segno. 2-1 dunque per il Bressanone e prima esclusione temporanea. Beharevic, una pedina fondamentale nel gioco della squadra pugliese. Jarlström, Jarlström ancora, che dirige la danza col Fasano, che si avvale dell'extra player. Il passaggio non arriva a destinazione, va via il Bressanone con Koljuk. Il tiro di Koljuk è parato da Leban, la palla però rimane in mano ai brissinesi, che dunque impostano la nuova azione con Arcieri, Bulzamini, Iballi, bel servizio di Arcieri su Bulzamini. E Arcieri fa valere tutta la sua classe e mette con un delizioso pallonetto, supera Leban. Seconda rete di Stefano Arcieri. Quando sono passati 6 minuti questo primo tempo di una partita che si preannuncia combattuta ed equilibrata, a tutto vantaggio della pallamano. Jarlström, tiraccio di Pugliese che si stampa sulla traversa. Esperti, Jarlström, Pugliese, Angiolini, proprio Angiolini che converge al centro, Pugliese, Jarlström. Il tiro del pivot fasanese parato da Volarevic, però c'è fallo, dunque 7 metri. Il tiro era di Erik Östling, secondo svedese, in fila del Fasano. E Jarlström si conferma anche cecchino di primo ordine, beffando Volarevic. 3-2 per il Bressanone. Bulzamini, Stricker, uno dei più prolifici in questo inizio del campionato. Bulzamini, c'era fallo su Bulzamini ma gli arbitri lasciano andare e va via il Fasano con Sperti, che segna la sua seconda rete sempre dall'ala, vanificando l'intervento di Volarevic. Incredibile gol di Bulzamini, che su un rimbalzo riesce a depositare la palla in rete dopo un grande intervento di Leban, che in questo inizio di partita si sta dimostrando portiere di primo ordine.
c'è fallo. E ancora numero 11 Pugliese, che con una pregevole girella riporta in parità il risultato. Cintura di Pugliese proprio su Bulzamini, 9 metri già eseguito. Bulzamini, autore di 12 reti contro il Bolzano. Molto attenta la difesa ospite, che riesce a intercettare le azioni del Bressanone e a portarsi per la prima volta in questa partita in vantaggio. Due reti di Sperti, due di Pugliese. Molto attenta la difesa del Fasano, che sinora ha messo in una certa situazione di difficoltà i verdi brissinesi, e si sono poi visti infilare in contropiede. Bella azione di Bulzamini, che prima in elevazione scavalca la difesa per poi infilare Leban. Parità. Jarlstam, Pugliese, Angiolini, Jarlstam, doppio pivot. Va a rete ancora Angiolini, anzi Angiolini per la prima volta, sorprendendo Larevic, Ardian Iballi. Il tiro di Bulzamini è parato di piede da Leban. 7 questa volta fa Angiolini, fa il bis. Velocissime le azioni di seconda fase del Fasano, che adesso ha sorpreso i brissinesi in più occasioni. Dopo essere stati dietro nel parziale, il Fasano ha capovolto la situazione, portando a sua volta in vantaggio di due reti. Sulla posizione di pivot adesso Mimikos è stato rilevato da Henry Tiballi. Bulzamini, Stricker, molto aggressiva la difesa del Fasano, che non si ferma sulla linea dei 6 metri. A rete Ardian Iballi, che è sulla posizione di terzino destro, riesce a infilarsi tra le maglie dei bianco-azzurri pugliesi. Ammonizione intanto per Eric Oestling per il fallo commesso su Ardian Iballi. Angiolini adesso al centro dell'attacco con Jarlstam spostato sulla posizione di terzino sinistro. Converge al centro il numero 19, Cantore, e proprio Cantore solo dalla linea dei 6 metri, perfettamente servito dai suoi compagni, conclude tutto solo, ma vede sul posto Matte Volaric, che gli dice di no, ed evita così l'incremento del punteggio degli ospiti. Entra in campo ora Maris Versakovs, numero 55. Iballi, e ancora Ardian Iballi, praticamente con un'azione fotocopia di quella precedente, riesce a piazzare un 1-2 che consente nuovamente al Brixen di portarsi in vantaggio, anzi sul 7-7, scusate.
Adesso Jarlstrom si sposta sulla posizione terzino destra, Pugliese al centro, Angiolini sulla posizione di terzino sinistro. Sul pivot invece il secondo svedese Estling. Esperti ancora che dalla posizione di ala riesce a infilare Volarevic. Stricker, Hardy, Anibali, Versakov sulla posizione di terzino destro. Hardy, Anibali, ci serve suo fratello che si gira e riesce a guadagnarsi un rigore. Sulla palla il numero 11, Lukas Fricker. Lukas Fricker che non lascia scampo a Alessandro Leban, portiere che quest'anno è pervenuto dal Sassari. Otto a 8 quando sono giocati i 15 minuti di questo primo tempo. Il Comersano manovra con Jarlstrom che tenta il tiro in doppio appoggio che però non giunge a destinazione per l'attenta difesa di Mimikos. Giustamente adesso ci sono 2 minuti per Mimikos che ha inopinatamente strattonato la maglietta numero 40 Östling. Rigore. Sarà eseguito da Jarlstrom. Parità nel punteggio e parità anche nelle esclusioni temporanee. E Jarlstrom si ripete anche nel modo di esecuzione del rigore, sorprendendo Volarevic. Vantaggio fasano e superiorità numerica anche dei pugliesi. Stricker dialoga con Bulzamini. E ancora Bulzamini alla terza marcatura, praticamente importante perché è conseguita in situazione di inferiorità numerica. Tattica difensiva del Brixen. Incredibile come Jarlstrom sia riuscito a liberare Östling sulla linea dei 6 metri, però Volarevic è sul posto e dice di no. Hardy, Anibali è molto veloce a recuperare la palla. Stricker passivo e questa volta Stricker manda la palla direttamente in fallo laterale, pressato anche dal fatto di essere al limite del passivo. E ancora Volarevic.
sotto le proteste dei difensori brissinesi, gli arbitri concedono un altro rigore al Fasano. In porta adesso entra Alex Wehrer, che cerca di opporsi a Jarlston. E infatti la sua fama di paratore di rigore si conferma anche quest'oggi. Bravissimo Alex Wehrer, che dice no, Albin Jarlston. Ulzamini e Stricker, molto aggressiva la difesa dei pugliesi. Gli arbitri dovranno ora far sì che la partita rimanga nell'ambito della correttezza, vista anche il vigore fisico che le due squadre mettono nelle loro azioni offensive. Stricker e Leban fa un ulteriore grande intervento su tiro di Henry Tiballi. La palla rimane in mano ai brissinesi. Arcieri su Stricker. Questo tiro di Stricker. Bravissimo, ancora Ularevic. Angiolini. Pugliese. Vito Fovio raccoglie i suoi. Può dibagare negli ultimi minuti di questa sfida valevole per i posti alti della classifica. Dicevamo Fasano che, contrariamente allo scorso campionato, ha già perso. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Agevolato anche da un calendario. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Brini è nella nostra natura. Avendo sconfitto sia il Fasano sia il Sassari, entrambe pretendenti alle primissime posizioni di classifica. Angiolini con la palla in mano. Östling. Pugliese. Jarlston. Benissimo pallonetto del numero 44 Östling. E dal lato, sul lato opposto è ancora Leban a dire di no. Guardi Aniballi questa volta. Certo che un Leban a questo livello potrebbe fare la differenza in questa partita equilibratissima. Peraltro anche Volarevic non è da meno. Mano il passivo alzata. Palla recuperata dai brissinesi, che vanno via con Kolodziuk, che non fallisce la ghiotta occasione presentatasi dal passaggio di Arcieri. Jarlston, e Jarlston si vede parato due volte i suoi tiri da un eccezionale Mate Volarevic.
Versakovs, Di Giulio, Chutura sta ruotando gli uomini della sua panchina, Nibali, Endrit, marcatura stretta su Bulzamini, Di Giulio, difesa in area del numero 19, Pablo Cantore, che si prende anche i due minuti. E rigore per i padroni di casa. Incaricato del tiro Lucas Ricker, rilevatosi in queste ultime partite come cecchino infallibile, però di fronte non dimentichiamoci c'è Alessandro Leban. Finta e realizzazione senza tentennamenti. Zoe Brixen torna a condurre seppur di una sola rete quando siamo giunti a quasi 22 minuti del primo tempo. Fasano ora in inferiorità numerica. Vedremo se i brissinesi riusciranno ad approfittare di questa situazione di vantaggio. Gli arbitri lasciano correre. I giocatori non lesinano certo a giocare al limite del consentito. Abbiamo visto in questo frangente. C'è da asciugare il parquet prima che venga effettuato questa punizione dai 9 metri. La esegue Eric Oestling, che si sta rilevando un pivot di notevole stazza e capacità tecniche. Senz'altro in grado. Fin pensare la difesa brissinese, Jarlston. Pugliese, finta in Pugliese. E questa volta Oestling riesce a superare Volanovic. Di Giulio. Wow, Di Giulio che riesce a mandare la palla all'incrocio. C'è Di Giulio a terra. Ovviamente per un fallo subito nella fase di esecuzione di questo tiro che gli ha consentito di guadagnare un bellissimo gol. Sono i fisioterapisti a curarsi di Riccardo Di Giulio, che rimane a terra, pare abbia preso un colpo al volto. Si rialza Riccardo Di Giulio, incoraggiato dal pubblico, presumibilmente prenderà posto sulla panchina per dare spazio a un altro suo compagno. ...12-11 al 23° del primo tempo. Entra Versakovs sulla posizione di ala destra. Sì.
Incredibile questo Östling, cosa riesce a fare sulla posizione di pivot, pur braccato da due difensori, riesce ad andare al tiro e a guadagnarsi un ulteriore tiro dai 7 metri. Ancora Jarlstam, che adesso cercherà di superare ancora una volta Alex Wehrer. Questa volta Jarlström non fallisce il tiro e riporta il punteggio in parità. Rientra in campo Bulzamini. Ardi Aniballi, che serve perfettamente Stefano Acceri. Non c'è nulla da fare, la difesa brissinese, in questo caso Indio Tiballi. Si vede fischiato un altro rigore. Però Volanovic compie una prodezza e para un rigore a Alstrom, che sbaglia così il suo secondo rigore. Pugliese, Jarlström, Angiolini, questa volta Östling viene bloccato con successo. Va via il Bessonone, in seconda fase Bulzamini, Ardi Aniballi, però la difesa ospite è già schienata, è arrivata molto velocemente, vanificando così il tentativo di seconda fase del Bressanone. Versakovs punta il suo avversario, Kolodziuk, bella rete di Stanislav Kolodziuk, che sta sempre più inserendosi nel gioco di squadra e confermarsi mancino al tiro sicuro. Per la prima volta una squadra riesce a prendere un vantaggio di due reti, è il Brixen che a 5 minuti, anzi 4 minuti alla fine del primo tempo, conduce sul 14-12. E il tiro questa volta di Pablo Cantore, lo spagnolo, finisce fuori porta. Vedremo se i padroni di casa riusciranno ad approfittare di questo momento loro favorevole. Versakovs, difesa avanzata su Iballi, bel passaggio su Acceri, bravissimo Stefano Acceri, lascia scampo a Leban, 15-12. E adesso la squadra locale è galvanizzata da questo vantaggio, vedremo se saprà amministrarlo. E ancora un rigore per difesa irregolare, e adesso sul fatidico dischetto c'è Angelini, che senza troppi trucchi trafigge Volarevic, 15-13. Sono tanti, tantissimi rigori che subisce la squadra locale, questo anche chiaramente per la pericolosità degli ospiti. Il tiro di Bulzamini si stampa sulla traversa, torna in campo
gli arbitri fiscano passi. E Leban fa ancora il miracolo su tiro ravvicinato di Ardi Aniballi. Veramente due portieri dal rendimento altissimo. Jarlstam che finta il tiro. No, che sfortuna. Volarevic prende il palo della porta vuota del Fasano. Sarebbe stata un'occasione propizia per portarsi sul più 3. Vito Fovio rischia di tutto, togliendo il portiere nella speranza di superare più facilmente. Va via il Brixen ancora. Ardi Aniballi rallenta l'azione. Mancano 45 secondi alla fine del primo tempo. Davor Ciotura chiede il time out. In Alto Adige, per consentire ai suoi giocatori di fiatare e soprattutto per impostare un'azione. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Momentaneo vantaggio di più 3. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. Molto dura, anzi, però non scorretta. Che gli arbitri dimostrano di avere saldamente in pugno. Si riprende dunque con i 9 metri del Bressanone. Ardi Aniballi dialoga con Kolodziuk, Bulzamini. E il tiro di Bulzamini è parato da Leban. Rimangono quasi 20 secondi al Fasano per andare a sua volta a rete. Nella primavera di un anno fa fu Jarlstam a segnare la scadenza del tempo. Questa volta però Vlahovic non si fa sorprendere. Scocca ancora il tiro, però chiaramente non c'è nessun problema per Leban. E finisce così sul 15-13 questo vibrante primo tempo tra le due squadre del Fasano e del Bressanone. Ci fermiamo anche noi per 10 minuti e poi riprenderemo.
da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Brini è nella nostra natura. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.
Eccoci tornati nuovamente in diretta per il secondo tempo dell'incontro clou dell'undicesima giornata di campionato maschile pallamano tra il Brixen e il Fasano. Punteggio del parziale 15-13 in un primo tempo che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto, molto determinate a conseguire un punteggio utile che consente loro di guadagnare ulteriormente posizioni in testa alla classifica. Notare l'odierna ulteriore vittoria del Merano, che ha vinto di 3 reti a Cassano, ponendosi momentaneamente al primo posto in classifica, anche se con 2 partite in più del Bressanone. I verdi brissinesi iniziano con la stessa formazione che aveva iniziato il primo tempo, ossia con Adrian Imani, Bulzamini e Stricker che giostrano nelle retrovie. I balli, c'è un passaggio avventato, però sono fortunati i padroni di casa in quanto gli arbitri hanno ravvisato un fallo. I balli, è più lesto Ölström Östling a vincere il pallo, il riprallo. E sicuramente questa partita la vincerà anche quella squadra che compierà meno errori tecnici, che soprattutto nelle file bressonese sono registrate in più di una occasione. Angiolini con il numero 7, sempre molto pericoloso nelle sue inclusioni intro. Erlström al centro della manovra con Angiolini guardato a vista da Henry Tiballi, liberata l'ala, il cui tiro però finisce a lato. Dunque un errore per parte in questi primi 2 minuti del secondo tempo. Stricker, Bulzamini, finta il tiro Bulzamini, desiste poi, palla recuperata all'ultimo momento e sotto pressione di tempo Bulzamini manda la palla fuori dallo specchio della porta. Angiolini, il cui tiro è bloccato, va via il Bressanone. Di Giulio, Henry Tiballi, no, non è possibile sbagliare queste occasioni. Henry Tiballi tutto solo, agevolato da una disattenzione dell'attacco fasanese, mette la palla sulla traversa. Ulteriore occasione sprecata dunque. Difesa brissinese schiorata adesso fino ai 9 metri. Matteo Lajic spara su Angiolini. Tiballi punta al centro, poi desiste, compie fallo di passi, imprecisioni dall'una e dall'altra parte. La palla del Fasano per la disperazione di Vito Fovio finisce a lato e consente al Brixen di ritornare in attacco. 3 minuti e mezzo di questo secondo tempo durante i quali nessuna delle formazioni è riuscita ad andare a rete. Bulzamini, Stricker, Ardi Anibali, bellissima finta di Ardi Anibali che mette nel sacco, è la 4ª rete di Ardi Anibali. Bravo Di Giulio che recupera un pallone
in fase difensiva. A 13, a 4 e 20 del secondo tempo. Il pallone non sembra agevolmente manovrabile, troppa pece. Stricker, bella rete di Luca Stricker, tra le retrovie nel tiro in elevazione Angiolini. Difesa aggressiva di Endri Tiballi, momento favorevole del Bressanone. Vito Fovio chiama a raccolta i suoi dopo appena 5 minuti. ...17-14, dunque 4 reti di vantaggio per Bressanone, che però possono portare una certa tranquillità, però non significano assolutamente nulla. Come abbiamo visto mercoledì scorso, quando il derby altoatesino tra il Bolzano e il Bressanone, a soli 3 minuti dalla fine il Bolzano conduceva le 3 reti, per vedersi poi raggiunto all'ultimo minuto. Dunque nella pallamano sappiamo la concentrazione deve essere assoluta fino al fischio finale, e c'è già giurare che il Fasano ce la metterà tutta a riagguantare i padroni di casa, e bisogna senz'altro convenire che ha tutti i mezzi per farlo. Tanto dipenderà ovviamente soprattutto da Albin Järnström, ma anche dal portiere Leban, Alessandro Leban, che nel primo tempo ha in più occasioni fatto intravedere la sua immensa classe. Da dire anche che il nuovo acquisto Östling non fa certo rimpiangere il suo predecessore nel ruolo di pivot. Il tutto dunque con una squadra che, anche se ha già perso 5 punti nell'arco di questo inizio campionato, ha ancora tutte le possibilità di recuperare. Brixen, che nel cammino finora, dicevamo, è stato un attimino agevolato dal calendario, avendo disputato sinora una partita contro le squadre maggiormente accreditate, vincendo con 6 reti di scatto qua a Bressanone il confronto col Conversano, pareggiando col Bolzano. Però i grossi ostacoli sono ancora da affrontare. Difesa avanzata sui singoli giocatori. Bravo Volarevic. I brissanesi reclamano 2 minuti. Gli arbitri ritengono che non sia il caso di comminarli. Punizione dunque per il Brixen, che riparte con Stricker. Palla da Arcieri, che oggi è tornato ai suoi tempi migliori con 4 marcature solo primo tempo. Bulzamini, Nibali, rischioso passaggio di Di Giulio su Stricker, che rischiava di finire nelle mani degli ospiti. Arcieri,
scusate, Ardi Aniballi, se si incunea nella difesa avversaria e porta a più 5 il parziale. Quando è scoccato il sesto minuto del secondo tempo, la quinta rete di Ardi Aniballi, che sta disputando una partita molto molto positiva. Jarlstam, Angelini, fermato da Henry Tiballi. C'è un accenno di reazione da parte di Angelini. Jarlstam, Angelini si gira, vediamo un attimino chi ha segnato, numero 11 pugliese, difesa schierata, Bulzamini, Iballi fermato da Östling. Ripetuto il 9 metri, Henry Tiballi, Stricker, ancora Stricker, eh no, questa volta i balli esagerano forse un po' troppo, pretendendo di superare con una girella il portiere avversario, ne approfitta il Fasano che va a segno con Pugliese. E così il vantaggio di 5 reti si riduce a 3. Stricker, il tiro di Stricker finisce nelle mani della difesa. Fortunato il Bressanone, che giocava senza portiere nel vedersi la palla lambire solo il palo e finire sul fondo. Attenzione però, queste sviste possono costare care. Ciotura si accorge che la sua squadra è in leggera difficoltà e così chiama a raccolta i suoi. Spiegando quali sono le azioni da eseguire. Il prossimo attacco, ecco, forse un leggero vantaggio per il Bressanone può essere la panchina leggermente più lunga. Vediamo infatti che il Fasano, che l'allenatore ha fasato qualche opportunità in meno. Siamo giunti al nono minuto del secondo tempo. Con il Bressanone c'è un tentativo di Kempa su Arcieri che però nulla frutta, per cui altra occasione sprecata dal Bressanone. Non penso sia il momento di preziosismi di questo tipo. C'è una manata di Henry Tiballi su Angelini, se non sbaglio, ed inevitabilmente ci sono i 2 minuti sacrosanti per la verità, per la manata di Henry Tiballi su Filippo Angelini.
momentaneo appannamento della squadra bressanese, che adesso si vede costretta ad agire con un uomo in meno. C'è una munizione per la panchina bressanese, precisamente a Gigi Darui. Questi intermezzi sono assolutamente da evitare, proprio per non generare inutili nervosismi tra i giocatori. Jarlstam, Angiolini, bella azione degli ospiti che liberano il tiro Albi Jarlstam. E così il vantaggio del Bressanone torna a più due. C'è un giocatore ospite a terra. Si tratta di Zeliko Beharevic, che ha da ridire nei confronti di Mimikos. Attenzione a questi errori che si stanno moltiplicando. Grande nervosismo, momento di grande nervosismo soprattutto nelle mani dei bressanesi. Il tiro di Stricker sotto limiti di tempo finisce nelle mani di Alessandro Leban. È un momento poco favorevole al Bressanone, che adesso deve stare attento a non perdere l'intero vantaggio conseguito. Meno male per il Brixen che c'è Mate Volarevic, che si oppone con successo al tiro di Leonardo Boggia. Ancora 24 secondi. Fin quando il Bressanone potrà tornare in parità numerica. Stricker, Ardian Iballi, Stricker. E gli arbitri fischiano uno sfondamento. Intanto in porta c'è nuovamente Volarevic, Jarlstam, Angiolini. Jarlstam bloccato da Mimikos. Angiolini, Jarlstam, grande movimento dell'attacco fasanese, e questa volta il passaggio a lato finisce fuori campo. Wrestling blocca Bulzamini. C'è un po' di appannamento nel gioco bressanese, che consente il ritorno del Fasano. Fallo su Mimikos. Le rispettive difese non lasciano il benché minimo spazio agli attacchi ospiti. Stricker, Ardian Iballi, che perde la palla. Molto lesto il conversano, il Fasano, ad acquistare la palla con Zeliko Beharevic, che agisce in difesa e in attacco lascia il posto a Jarlstam. 13 minuti, 18-16,
il parziale di questo avvincente incontro. Angiolini e ancora la parata di Volarevic. Un po' di tempo che l'attacco bressinese non riesce ad andare a rete. Stricker a Gianniballi. Meno male che c'è Arcieri in grande giornata a consentire al Brixen di ritornare a rete e ad allungare sul più tre. Stefano Arcieri veramente in grande giornata quest'oggi, 5 le sue reti, una più bella dell'altra, da angoli pressoché impossibili contro i quali anche Leban nulla ha potuto fare. Angiolini, il tiro di Angiolini viene parato da Mate Volarevic, a prendersi i giusti applausi dai suoi compagni in panchina. Rintuzzato un primo tentativo di recupero del Fasano, rimangono comunque ancora sempre 15 minuti da giocare con la massima concentrazione. C'è Kolodziuk, anche lui in buona giornata, a segnare la sua terza rete. Tornano a più 4 le reti di vantaggio del Bressanone. Angiolini, Pugliese, Corcione adesso, bravissimo Indriti Balli che recupera la palla e poi recrimina contro Nevassaro, reo di averlo colpito al volto. Bisogna stare calmi adesso, Indriti Balli, perché il nervosismo gioca dei brutti scherzi. Intanto c'è il recupero palla operato da Indriti Balli. Stricker, ancora Lucas Stricker, bravissimo Lucas Stricker, che approfitta di una momentanea disattenzione della difesa ospite. Cantore esce, cinque nuovamente le reti di vantaggio per i padroni di casa. Angiolini converge al centro il numero 19, Jarlström. Questa volta il tiro di Pugliese finisce in rete. In Andrea Di Valli, Stricker punta il suo avversario. E bella rete di Mimikos che arriva proprio nel momento giusto. E consente al Bressanone di mantenere il vantaggio di 5 reti. Il Brixen con Mimikos al 16
Pugliese, Angiolini, Pugliese, Armstrong. Due minuti di esclusione per Kolodziuk, no, anzi per Mimikos, reo di aver strattonato per la maglietta il pivot ospite. E la seconda esclusione di Mimikos, baluardo in difesa, che ora dovrà stare attento a non prendersi il cartellino rosso. Inferiorità dei padroni di casa. Questa volta c'è un perfetto smarcamento di Jarlstrom sul suo connazionale Erik Östling, che segna la sua terza rete. Bulzamini, Endre Tiballi, pericolo di perdere il pallone, attenzione, c'è la mano del passivo alzata di Giulio, poteva andare al tiro però è scivolato sul parquet, attenzione perché c'è ancora la mano degli arbitri alzata. Il tiro di Ardiani Valli lambisce solo la traversa e finisce sul fondo. Riparte il Fasano con Angiolini e Jarlstrom. Ancora una rete degli ospiti. I brissinesi reclamano lo sfondamento di Stricker. Su Stricker. C'è l'intervento del commissario di campo che reclama sull'atteggiamento di Vito Fobio in panchina. Due minuti di esclusione per l'allenatore, sua vece ovviamente sarà un giocatore a lasciare il campo. Nervosismo che sta salendo di tono quando mancano ancora 10 minuti al termine della partita, con i padroni di casa in vantaggio di 3 reti. Sul tabellone compare sempre solo l'esclusione di un brissinese. Di Giulio. Bravo Di Giulio, proprio in un momento molto delicato della partita. Messanone nuovamente al completo, giustamente i fasanesi reclamano la mancanza di segnalazione dell'esclusione di due minuti del loro giocatore. Messina, il capitano, entrato in campo ora, solo ora, Angiolini. Attenta difesa di Endre Tiballi. Va via il Brixen. Un attimino di tentennamento di troppo. C'era l'occasione buona per superare la difesa ospite. Non vediamo quando rientrerà il sesto giocatore ospite, tanto il Bressanone è in vantaggio con Stricker. Bulzamini, il tiro di Bulzamini
viene bloccato da una attenta difesa bianco-celeste. Ecco che il Fasano torna nuovamente al completo. Vito Fovio fa uscire il portiere per piazzare un secondo pivot. Rete di Flavio Messina che accorcia sul 23-20. Manovrano i verdi di Ciotura, Di Giulio, i Valli, Stricker, i Valli, fermato fallosamente, però c'è la mano degli arbitri alzate per il gioco passivo. E i Valli manda la palla fuori dal campo. Il Fasano non perdona, seconda rete di Messina. E il Fasano è nuovamente in procinto di recuperare il cospicuo svantaggio. Però ancora una volta è un errore dei brissinesi a propiziare la rete degli ospiti. Adesso ci vogliono le reti di Bulzamini, che però preferisce servire il pivot Mimikos che non agguanta la palla. Concreto pericolo adesso di ulteriore rimonta del Fasano, che gioca con il doppio pivot e senza portiere. Vedremo se questa palla al Bressanone. Gli arbitri, dobbiamo convenire, sono molto bravi a stroncare sul nascere i nervosismi dei giocatori, che in questo frangente di partita potrebbero avere delle conseguenze negative. Al Bressanone adesso mancano i tiri dalla distanza. Ciotura però insiste nel tenere in squadra Stricker. C'è Versakov ora, e c'è il tentativo di Stricker bloccato da un fallo da 7 metri per difesa in area. E adesso i palloni iniziano a farsi scottanti. Stricker contro Leban. E Stricker è bravo a non farsi impensierire dalle finte di Leban. Il tiro di Jarlstrom finisce fuori dallo specchio della porta quando scocca il 25esimo minuto della ripresa. Adesso il Brixen ha l'occasione di porre una seria ipoteca sul risultato finale se riuscisse a monetizzare a dovere questo. C'è fallo su Versakov, 9 metri.
Di Anniballi, Versakovs, Di Giulio, mano alzata, qualcuno deve tirare e lo fa Ardi Anniballi con un bellissimo tiro dalla distanza. E l'altra parte, Matti Volarevic, para da campione il tiro di Angiolini. Quattro le reti di vantaggio dei padroni di casa, che hanno ancora 3 minuti e mezzo per tentare di bloccare sul nascere ogni velleità di recupero degli ospiti. Doppio passi di Stricker nel tentativo di mettere in moto Di Giulio. Jarlstam, Angiolini, e ancora un errore tecnico questa volta del numero 44, Ostling, Erik Ostling, che consente al Bressanone di tornare in possesso di palla. È Luca Strick che gode della totale fiducia del suo allenatore, quale regista in questa fase. Però Stricker questa volta fa partire un tiro senza troppe velleità. Torna Bulzamini in difesa, 9 metri sul tiro Jarlstam. Arcieri recupera la palla, però c'è fallo, 9 metri. Ancora Flavio Messina liberato sulla posizione di ala sinistra. Il capitano non fallisce il suo bersaglio. Versakovs. Ciutura chiama raccolta i suoi quando mancano ancora 2 minuti alla fine della partita. Oggettivamente sembrerebbe acquisito il risultato vittorioso del Bressanone, però mi ripeto, 2 minuti nella palla a mano sono lunghi, possono essere lunghissimi. Per cui guai ad abbassare la tensione. Però il Bressanone è in possesso di palla e con 3 reti di vantaggio prospettive di conseguire la vittoria sono molto allettanti. L'unico peccato è che oggi non ci sia il pubblico delle grandi occasioni, sicuramente per via dell'orario, del tardo orario. Comunque sentite sullo sfondo il tifo è comunque notevole, così come la voglia di sostenere l'azione dei giocatori. Stricker, i balli, Stricker, Bulzamini. Bulzamini costretto a giocare. Il Bressanone è fortunato perché un giocatore del Fasano rimane con un piede nell'area dei 9 metri e così la palla torna ai bressanesi. Bulzamini, Ardi Anniballi, che prova ad entrare. Lui da solo, ecco, mano alzata degli arbitri che fischiano sfondamento a Stricker. È scoccato nel frattempo l'ultimo minuto e il Fasano ne approfitta per andare ancora una volta a rete con Erik Holmström.
mancano 35 secondi e adesso si tratterà di tenere palla, marcamento a uomo ovviamente, sarà da vedere fino a quando gli arbitri lasceranno andare la partita. Il tiro di Aceri è bloccato da Neban. E meno male per il Bressanone che Conversano butta letteralmente via questa palla. Viene fermato il tempo perché il tabellone segna la fine della partita, però sembra che ci sia ancora qualche secondo da giocare. Ecco, si tratta ora di capire cosa succede. Il tabellone sta continuando. Niente, mancano 18 secondi alla fine della partita con il Bressanone in vantaggio di 2 reti e il Fasano in possesso di palla. Jarlstam. Ed è incredibile, su un rimbalzo la palla finisce in rete, ma ormai mancano solo 3 secondi ed è fatta. Vince il Bressanone per 25-24, una partita in cui le squadre si sono affrontate a viso aperto. E come al solito è stata bagarre finale, questa volta con i bressanonesi avanti di un gol che rintuzzano così il tentativo di ripresa del Fasano, e con il Bressanone che grazie a questa vittoria riesce a consolidare il suo posto in classifica, ossia davanti al Merano. Dunque due squadre altoatesine a condurre la classifica del campionato. Battuta d'arresto per il Fasano che così perde ulteriori 2 punti. Qui da Bressanone, Paolo Cestari vi ringrazia per l'ascolto e la visione e vi auguro una buona serata.